Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video. Come avete capito dal titolo, questo qui è un refill fatto sulle mani di mia madre. Come sapete, anche la situazione in cui stiamo vivendo, tutta Italia, tutti noi, ovviamente ho dovuto fermarmi, insomma, con il lavoro, ovviamente, giustamente. E quindi ho deciso di fare questo video refill anche per non lasciare, insomma, il canale vuoto, almeno c'è un qualcosa di nuovo. E fatemi sapere sotto nei commenti voi come state, come sta andando questa situazione a voi, eccetera. Fatemelo sapere sotto nei commenti se vi va. E niente, come potete vedere, qui ho cominciato subito a fare il refill, quindi uso la punta, questa qui Rose Gold di Passione Unghie, e poi vado a utilizzare la punta, quella super fine, per andare a smorzare un po' di più, insomma, la struttura ancora di più, insomma, ecco. E niente ragazzi, io vi lascio comunque al video di questo refill, spero che vi piaccia. Io ovviamente vi spiegherò tutti i passaggi, insomma, con la voce registrata. Le unghie di mia madre comunque sono molto difficili da fare, quindi perdonatemi se non sono proprio, insomma, perfettissime, però a lei sono piaciute, a me anche, alla fine non sono malvagie. E niente, dopo adesso voi vedete questa visuale qui, perché pensavo che non si vedeva bene, invece si vede abbastanza bene. E dopo ho messo il cavalletto dalla parte destra, dove ho la fresa praticamente, dall'altra parte, per farvi vedere meglio. Quindi alla fine vi faccio vedere la mano sinistra e non più questa qui, la destra. Alcune ispezioni il telefono non mi ha preso, scusatemi per questo, il video non è un granché, non è venuto tanto bene, però comunque lo volevo pubblicare lo stesso, e perché il telefono mi diceva sempre memoria piena, memoria piena, memoria piena, e ogni volta mi toccava andare avanti al PC a scaricare la roba, insomma, ho cancellato un sacco di roba del telefono e l'ho messa tutta al PC. E abbiamo fatto comunque un colore rosa con dei foil di Passione Unghie, e i foil di Passione Unghie, purtroppo, se non erro, mi pare che non mi ha ripreso l'applicazione, porca miseria. Va bene, spero che riuscirà meglio nei prossimi video, quando sarà che dovrò fare, ricomincerò a fare le unghie. Comunque spero che vi piacerà lo stesso, e niente, questo. Ok ragazzi, come avete visto ho cambiato visuale dopo aver limato. Io non ho ripreso, come sempre, che sapete, dopo limando ero già storta di mio. E vado a spingere intanto indietro le cuticole, e quindi ho applicato Fresh and Pure, disinfettate mani, poi vado a spingere indietro le cuticole, poi alla fine vado a utilizzare le solite punte per fare l'adre manico, quindi la sfera con la la candela, poi la sfera piccolina. Poi con il taglia cuticole e la tronchesina vado a tagliare le cuticole, poi utilizzo la sfera, quella stone, quella più grande, per rifinire il tutto, diciamo. Ok ragazzi, dopo aver fatto l'adre manico, rivado a rispruzzare comunque il Fresh and Pure sull'unghia di mia mamma, e con un pad vado a levare maggiormente polverina. Poi qui vado ad applicare i preparatori, quindi nel prep, primer e binder, e poi vado a utilizzare la base alfa e poi lampada a catalizzare per 30 secondi. Ok ragazzi, dopo aver catalizzato, insomma, la base alfa in lampada, io vado a prendere il mio amato Frozen Pink e vado a fare uno strato di scivolamento, come state vedendo adesso,
E in più dopo vado a prendere una pallina più abbondante e andiamo a fare la nostra struttura, quindi la nostra bombatura, e faccio mignolo e anulare e metto a catalizzare per 60 secondi. Intanto che se catalizza per 60 secondi faccio le altre della mano destra, l'altro mignolo anulare e poi dall'altra mano quando ho finito a catalizzare faccio cioè per 2 volte praticamente, insomma faccio catalizzare per 2 minuti 2 dita alla volta praticamente. E poi alla fine faccio mettere la mano proprio tutta dentro alla lampada per fargli fare un'altra catalizzazione in più per sicurezza. Ok, dopo aver fatto insomma la nostra struttura sono andata a sgrassare con il cleaner e poi alla fine ho limato, ragazzi, come vi ho già detto che non ho ripreso. E poi qui adesso andiamo a passare con la parte più bella, ovviamente andiamo a mettere il colore. Questa è l'H253 di La Femme della nuova collezione Oriental Escape che avevo fatto il video della nuova collezione che è uscita. Se non l'avete visto vi lascio qui sopra in alto a destra il pallino informazioni. Mi raccomando, andatelo a vedere che sono colori veramente fantastici, sono 6 colori bellissimi. Vado a fare il primo strato di colore e poi vado a fare il secondo strato e questo su tutte le unghie e a catalizzare 30 secondi. Ok ragazzi, dopo aver applicato il colore, come avete visto nel video precedente, ho utilizzato anche un pennellino a punta fine per arrivare bene nel giro cuticole, quindi io ve lo dico sempre ragazzi, ve lo dico sempre sto consiglio perché comunque fate meglio se non uscite col pennello. Poi qui nell'anulare, nel mignolo, vado a stendere il gel foil per andare ad applicare poi un foil floreale di Passione Unghie, che questo credo che non l'abbia ripreso se non erro. No, ragazzi, infatti non l'aveva preso. Proprio stavolta che mi si erano aderiti benissimo i fogli, niente, no, non mi ha preso il video, purtroppo, scusatemi. E poi, infine, dopo aver applicato i foil, come vedete lì dice nell'anulare, vado ad applicare il Top Coat No Wipe di La Femme, un lucido senza dispersione. Dopo aver applicato il lucido e aver catalizzato 30 secondi, vado a mettere l'olio cuticole, questo qui buonissimo di La Femme che ha l'ananas, è ottimo. E niente, poi qua il refill è finito. Io niente, ragazzi. Ah, quando sigillate i foil, sigillateli benissimo nella punta, anche nei laterali, mi raccomando, così non c'è rischio che se spezza o se stacca il foil. E niente ragazzi, io vi lascio poi l'ultimo spezzone dei video dove vi faccio vedere le unghie tutte e due le mani, insomma, il risultato finale, spero che vi piaccia. Se è stato così mettete pollice in su, sotto il video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!